Nel video precedente abbiamo definito la velocità scalare, detta anche tangenziale o lineare, che sarebbe il valore numerico della velocità, che si mantiene costante. E abbiamo visto che questo punto percorre archi uguali in tempi uguali. Nell'esempio che abbiamo scelto, il nostro punto percorre archi da 7,85 cm ogni secondo. In questo video invece definiamo la velocità angolare, indicata con la lettera greca omega o omega. Per definizione la velocità angolare non è quanto spazio percorre il punto in un intervallo di tempo, ma quanto angolo descrive il punto in quell'intervallo di tempo. Prendiamo per esempio un secondo come intervallo di tempo e quindi non devo più guardare quanto arco 7,85 cm percorre, ma quale angolo descrive, cioè quale angolo spazza questo punto in un secondo. E vediamo subito che in questo esempio particolare l'angolo è di 45 gradi. Infatti vediamo che ogni secondo viene spazzato un angolo che è metà dell'angolo retto. Quindi la velocità angolare, quanto angolo viene descritto ogni secondo, in questo esempio è di 45 gradi al secondo. O, volendo esprimere l'angolo anziché in gradi in radianti, 45 gradi corrisponde a pi greco quarti radianti. Infatti l'angolo di 45 gradi è un quarto dell'angolo piatto. Avevamo già visto in precedenza che l'angolo piatto è pi greco radianti, quindi l'angolo di 45 gradi è un quarto di angolo piatto, pi greco quarti radianti. Come anche per la velocità scalare, anche la velocità angolare la possiamo calcolare in un intervallo di tempo qualunque, per esempio un secondo come abbiamo fatto adesso, ma possiamo anche utilizzare invece il periodo, quindi possiamo calcolarla in un intero giro. Quindi come intervallo di tempo scegliamo il periodo, ma allora l'angolo descritto in un periodo è l'angolo giro, che sappiamo essere ampio 2π greco radianti. Quindi la velocità angolare diventa 2π greco radianti diviso il periodo diviso 8 secondi e il risultato è circa 0,785 radianti al secondo. Quindi abbiamo ottenuto un risultato che è un angolo meno di un radiante descritto ogni secondo, un angolo minore di un radiante, e questo è in accordo con quello che avevamo visto prima, che questo spicchio descritto ogni secondo è un angolo di 45 gradi che è minore di un radiante. Infatti se andiamo a fare la proporzione vediamo che l'angolo di 45 gradi effettivamente corrisponde a una frazione del radiante alla frazione 0,785 radianti. Dunque, riepilogando finora le formule che abbiamo visto per la velocità scalare e per la velocità angolare, abbiamo le definizioni: velocità scalare, quanto arco percorre il punto in un certo intervallo di tempo; velocità angolare, quanto angolo descrive il punto in quell'intervallo di tempo. Oppure possiamo utilizzare queste due definizioni ma applicandole a un intervallo di tempo uguale a un periodo, cioè a un giro intero. Così abbiamo tutto lo spazio percorso in un periodo, che è la circonferenza diviso il periodo, oppure tutto l'angolo giro, 2π greco radianti, descritto in un periodo.